اكبر عزة الله الله اكبر الله Non ci basta sangue, 120.000 siriani sono morti, 600.000 sono anticappati alla colpa di questa guerra e 2 milioni e mezzo di immigrati fuori dal paese, 4 milioni sfollati dentro il paese. Non basta questo prezzo? Facciamo la pace senza condizioni. Ma sarà questo lo spirito senza condizioni appunto di Ginevra 2? La conferenza internazionale sulla Siria, che a metà del mese prossimo in Svizzera, potrebbe segnare una svolta dopo 30 mesi di conflitto ed un intervento internazionale, evitato per un soffio, che poteva innescare una vera guerra mondiale. Mentre sotto il controllo dell'ONU prosegue lo smantellamento dell'arsenale chimico di Assad, il 5 novembre l'incaricato delle Nazioni Unite, Brahimi, imposterà i lavori con i rappresentanti di Stati Uniti e Russia, poi col resto del Consiglio di sicurezza, Cina, Francia e Gran Bretagna. L'incognita vera però sono i gruppi ribelli dell'opposizione. Parteciperanno alla conferenza? È ancora da vedere, ma chiedono che Bashar al-Assad non abbia comunque più alcun ruolo nel futuro del paese. Ed è già questa invece purtroppo una condizione pesante che rischia di ostacolare i negoziati. Saman Daoud parla bene l'italiano e conosce l'Europa, dove fa da portavoce al gruppo della deputata indipendente del Parlamento siriano, Maria Sadeh, parte di quell'opposizione cristiana moderata spesso ignorata dall'Occidente, che ha preferito invece dialogare con i gruppi islamisti armati entrati in scena dopo le prime rivolte non violente del marzo 2011. All'inizio gente uscita per motivi di mancanza di libertà politica, di esprimere le opinioni, però tutto quanto alla fine è stata rubata questa, noi li chiamiamo rivoluzione pacifica, rubata da chi? Rubata da questi fanatici guidati dall'Arabia Saudita e guidati da Qatar, i fratelli musulmani. Cioè, il risultato è chiaro, è ovvio, basta vedere la Tunisia, basta vedere l'Egitto. Il grande esempio è la Libia, che è totalmente distrutto. Saman viene da Damasco, ma le sue radici sono ad Aleppo, dove, ci racconta, oggi si vivono giorni sempre più duri che costringono la popolazione alla fuga, alimentando così anche l'emigrazione forzata. Aleppo è stata assediata per un anno e mezzo perché non si è ribellata chiaramente contro il governo. Parliamo di 2,5 milioni, cioè manca di tutto. Adesso entriamo nel periodo dell'inverno, allora manca il diesel, manca il riscaldamento, manca l'acqua pure, manca la corrente elettrica. Abbiamo lanciato un allarme che il 35% dei cristiani della Siria sono andati via. Io conosco di gente, parenti, ha pagato 7-8 mila euro a persona per venire in Europa, cioè è nato un business. 2 anni e mezzo di guerra hanno distrutto l'economia del paese, la metà degli abitanti vive in povertà, dice l'ONU, il 49% dei bambini non va a scuola e il sistema sanitario è a un passo dal collasso. Ma chi impedisce che tutto questo finisca? L'Arabia Saudita, che spinge fortissimo questi gruppi armati chiamato Daesh, lo stato dell'Iraq e della Siria, e i qataresi e con i turchi spingono quel gruppo di Jabhat al-Nusra, il filiale di Al-Qaeda. L'America, la Russia vuole andare a finire questa crisi, diciamo, umanitario, ma fino adesso i turchi, i sauditi, i qataresi non sono ancora pronti.